Onore ai caduti. Dell'ANA c'è per non dimenticare, e noi non dimentichiamo i nostri caduti, ed è più facile ricordare loro quando vengono realizzate queste opere. Ricordiamo loro i valori che rappresentavano, che sono sempre i nostri, che mirano alla nostra patria, alla nostra Italia. Grazie ancora a tutti gli amministratori. Passo la parola per un breve saluto al capogruppo di Luino Castelli. Grazie. E io dico, perché ristrutturare e ripulire un monumento ai caduti per la patria in un momento che economicamente è sicuramente difficile? E la risposta mi sembra possa essere solo questa: per rispetto, per memoria e per riconoscenza. Oggi possiamo onorare degnamente non solo i nostri morti, ma tutti coloro cui dobbiamo la libertà e la democrazia, ed anche tutti quelli che sono morti nel silenzio delle cronache, nella miseria di una lotta armata che spogliò le persone di ogni bene e degli affetti più cari. Oggi, davanti a questo monumento, ci stringiamo quindi idealmente alla povera gente che spesso in modo inconsapevole, senza avere altra scelta, in passato ha dovuto dire sì a regimi bellicistici. Io credo però che sia altrettanto importante oggi dedicare un pensiero carico di significato anche al nostro presente. Proprio ancora oggi sono i paesi coinvolti in stragi e guerre che provocano morte e distruzione, che colpiscono e cancellano i diritti umani. Infatti la scala della povertà, che favorisce nuovi estremismi, non può lasciarci indifferenti. Lo scrittore alpino Mario Rigoni Stern, dando voce al ventre di quel treno che portava al fronte uomini giovani, scrive così: addormentati nella paglia, uno a fianco all'altro, sognando montagne e ragazze. Ma uno quella notte non dormì. In un angolo del vagone che lo trasportava in Russia, pensava per la prima volta in vita sua al destino della povera gente, alla guerra che pretende che la povera gente s'ammazzi a vicenda, e si chiedeva: ma chi tornerà di quanti siamo su questo treno? Quanti compaesani uccideremo? E perché? Giacché al mondo siamo tutti paesani. Ecco, è anche questo il senso profondo della nostra presenza raccolta e consapevole qui davanti a questo monumento. Far sì che il ricordo non sia fine a se stesso, che non si esaurisca nella ritualità formale di una circostanza solenne, ma lasci dentro di noi il germoglio di un impegno sincero, determinato e cosciente, affinché ciascuno possa tributare nella propria quotidianità
l'omaggio a chi ha compiuto per noi il sacrificio più grande della vita. La strada da seguire allora qual è? Io credo che sia quella dell'incontro, della condivisione e del dialogo. Le sfide supreme delle nostre generazioni, che ci si augura non debbano affrontare guerre come quelle che noi abbiamo avuto alle spalle, dovremmo passare dalla lotta contro il terrorismo alla lotta contro l'integralismo fanatico e liberticida, e dovrà passare attraverso la lotta contro il razzismo, perché la dignità, la pace e la libertà sono il diritto di ogni essere umano ovunque nel mondo. Così, io credo, si potrà costruire il nostro futuro, così si potrà onorare la memoria dei nostri caduti degnamente e così si dà senso compiuto alla patria come fulcro della nostra coscienza civile e democratica. Ecco, questo è il senso della nostra presenza oggi qui e della nostra riconoscenza. Onore ai caduti per la patria, viva l'Italia! Faremo la benedizione della fontana e poi una preghiera per la patria, per i caduti. Grazie a te, Dio, nostro Padre, che nell'acqua, tua creatura, ci hai aperto il grembo della vita. Grazie a te per l'onda che irriga, il lavacro che purifica, la bevanda che disseta, il fonte della nostra rinascita, Cristo tuo Figlio. Fa, oh Signore, che ogni uomo possa sempre godere di questo refrigerio e, conservando limpida e casta l'opera della creazione, veda in essa il riverbero della tua bontà e un invito costante alla purezza del corpo e dell'anima. Per Cristo nostro Signore. Santo, la preghiera unanime per il bene della nostra comunità nazionale e di tutti i suoi membri. Intercedano per noi Maria, Vergine Madre, insieme con tutti i santi della nostra terra. Preghiamo e diciamo: proteggi il tuo popolo, Signore. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per coloro che hanno pubbliche responsabilità, legislatori, governanti, amministratori, tutori della libertà e dell'incolumità dei cittadini, perché sempre attenti ai bisogni dei più deboli e indifesi, promuovono con onestà e saggezza ciò che giova alla crescita di tutto il popolo, preghiamo con Signore. Per coloro che hanno servito la patria fino al sacrificio della vita e per i caduti nella difesa del bene comune, perché il Signore li accolga nella pace dei giusti e il loro ricordo sia per tutti noi un monito efficace alla lealtà e alla concordia, preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Benedetto sei tu, Dio nostro Padre, sorgente di speranza e di vita. Da te discende la forza dello Spirito che trasforma l'aggregato umano in una vera comunità di uomini liberi. Illumina e proteggi la nostra patria, alla quale hai dato nel corso dei secoli tanti segni della tua benevolenza. Fa che cittadini e governanti mantengano saldi i fondamenti della civiltà umana e cristiana, di cui si è fatto garante Cristo nostro Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Vediamo per i defunti. L'eterno riposo. Riposi, pace e amore. Per tutti i defunti che hanno dato la vita per la nostra libertà e la libertà della nostra patria, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Grazie, buongiorno a tutti. Ma dopo le bellissime parole dell'assessore Pier Marcello Castelli è difficile dire qualcosa ancora. Io prima è stata dai cittadini di Colmenia ringraziata l'amministrazione comunale, invece io volevo ribaltare questo ringraziamento. Volevo ringraziare i cittadini di Colmenia, Marco Lecchi e tanti amici prima di tutti, perché hanno portato l'attenzione dell'amministrazione a questo monumento, perché l'amministrazione comunale era colpevole nella trascuratezza di questo monumento. E quindi il fatto di averci riportato a ragionare su come riportarlo in vita, è un monumento dedicato ai caduti ma doveva tornare in vita per loro, è stato importante. E noi abbiamo semplicemente fatto il nostro dovere recependo un appello accorato che non poteva essere ignorato. Devo dire che l'assessore Castelli voleva che si inaugurasse, diciamo, per il 4 novembre, per la festa di Vittorio Veneto, dell'unità nazionale, delle forze armate, e è stato inflessibile da questo punto di vista. I lavori sono stati eseguiti col maltempo. Volevo davvero ringraziare in primo luogo il geometra Alberto Costa, che ha seguito per il comune di Luino con il tempaccio dei giorni scorsi la ristrutturazione, ma anche e soprattutto l'architetto Maria Chiara Montagnini, che oggi è presente, che ha curato il progetto di restauro di questo monumento, e che davvero il lavoro è davvero pregevole, dimostra veramente grande attenzione, competenza, ed è ritornato veramente in vita. Ecco, io sono dette delle parole molto giuste sul fatto che questi monumenti debbano ricordare i nostri caduti. È stato bellissimo prima sentire i nomi dei caduti di Colmenia e la risposta a questi nomi con la parola presente. Devono essere davvero presenti nelle nostre memorie. Dobbiamo sempre pensare che delle persone che ovviamente avevano 20 anni, 25, 30, ad un certo punto sono stati chiamati, hanno fatto il loro dovere e purtroppo sono caduti. Ma sarebbero davvero caduti in vano se noi non fossimo oggi qui a ricordarli, se ogni persona guardando questi monumenti non pensasse un attimo a quello che è stato per loro e quello che sia stato davvero il loro sacrificio. Prima il nostro grande prevosto ha parlato dei valori della civiltà cristiana. Ecco, questi valori della civiltà cristiana noi dobbiamo mantenerli, sostenerli, difenderli, non perché la civiltà cristiana non abbia commesso dei gravissimi errori. Fino al 1945 le nazioni europee, che tutti si rifacevano alla tradizione della civiltà cristiana, si sono fatti la guerra e hanno provocato con le loro guerre milioni di morti. Ma perché comunque dobbiamo avere il costante esempio dei grandi valori trascendentali a cui ci dobbiamo richiamare. Ecco, il valore della patria è uno di questi valori, come ho detto la settimana scorsa, non in senso retorico, ma valore della patria in senso come la conservazione delle cose migliori delle nostre tradizioni, della nostra storia, dei nostri padri. Ecco, questo è il messaggio che volevo dare, e lo volevo fare in una giornata importantissima. Non potevo finire i miei 10 anni da sindaco senza essere qui oggi, avere riportato in vita questo monumento. Era un dovere e vi ringrazio. Viva Colmenia e viva l'Italia. Viva gli alpini e tutte le forze armate oggi presenti come associazioni che onorano sempre queste ricorrenze. Grazie a voi.